Questo è il jig per i tagli e sguinci che troviamo nei banchi sega economici, per non dire super economici. Voglio riciclarlo e farci un jig per ricavare il centro di diametri, di circonferenze, di tondi, di cerchi. Progettino molto molto semplice, ma sicuramente utile nei nostri laboratori. Dai, sigla. Una pulita, poi prepareremo un po' di colla aspettiamo qualche secondo. La colla ha tirato, facciamo qualche prova. Con uno più grande. O quello più piccolo. Vedete? Al centro un motore, prossimo video.
Tornio fai da te. Non perdetevelo. Con una squadretta che non usavo mai e un oggetto destinato alla discarica, il jig per i tagli sguinci del Bancosega, ho realizzato questo oggetto che nel nostro laboratorio torna sempre utile. Spesa zero, utilità tanta. E arrivati a questo punto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete il video se vi è piaciuto o anche per ridere un po'. E alla prossima. Dai, regà.